Sono partiti questa mattina i lavori allo Stella Maris di Montesilvano. L'edificio sul lungomare sarà un convitto per l'Ipsiar De Cecco, l'istituto alberghiero di Pescara. Il primo lotto, finanziato con 1 milione di euro, prevede il completamento di collegamenti verticali, cioè dei vani ascensori e dei vani scale, la realizzazione degli impianti idrici, termici ed elettrici, i tramezzi interni rispondenti alla nuova distribuzione prevista, poi la realizzazione di servizi igienici idonei, il completamento delle finiture, la sistemazione degli spazi di pertinenza esterni con la realizzazione anche di zone parcheggio, zone gioco e verde attrezzato completate da arredi urbani. Le aree esterne devono essere concepite per dialogare con il resto della città, in particolare deve essere privilegiato il rapporto con il mare, che è proprio lì a due passi di fronte all'edificio. E abbiamo ritenuto di dover procedere con la destinazione iniziale pensata dalla provincia attuale, ed è quella appunto del convitto d'inverno per l'alberghiero De Cecco di Pescara e l'estate come colonia marina. In più avremo degli spazi sottostanti dove c'è il colonnato e lì ci sarà sicuramente lo spazio per l'attività ristorazione e l'attività bar, più alcuni spazi nella fusoliera che consentiranno attività didattica riferita a chi frequenterà questo bene per le finalità che ho appena elencato. Quindi abbiamo la convinzione di farcela per il 2018, perché abbiamo anche gli impegni sottoscritti con il Masterplan. Tutti gli anni, tra la fine di settembre e i primi di ottobre, la provincia di Pescara deve effettuare un bando per poter individuare una struttura ricettiva, cioè un albergo, più che altro nella zona di Montesilvano, dove poter collocare i nostri studenti committori che vengono da tutta la regione, ma anche da fuori regione, dal Molise e dalle Puglie. Questo significa un grosso esborso economico per la provincia e quindi per la collettività, ma significa anche un grande disagio per i nostri ragazzi che si trovano sbattuti anno dopo anno in strutture sempre diverse, ma soprattutto perdono quel senso di stabilità che è necessario ad una comunità educante.